Prego, Sindaca, per la sua relazione introduttiva. Grazie Presidente, buon pomeriggio a tutti. Oggi siamo qui perché l'opposizione, piuttosto che impegnarsi sul lavoro e collaborare per il bene dei cittadini, ha deciso di chiedere la convocazione di un consiglio straordinario sul nulla. Consigliere Corsetti. Chiede infatti una verifica della nostra stabilità politica. Ebbene, la Giunta è qui. La Giunta Capitolina è in ottimo stato, politicamente stabile e attiva nella realizzazione del programma di governo che i romani hanno scelto a larghissima maggioranza. L'opposizione forse è un po' troppo abituata ai giochi di palazzo per pensare ai programmi, ma facciamo subito chiarezza per i cittadini. Questa Giunta ha cambiato 3 assessori da quando si è insediata lo scorso luglio. Addirittura ad agosto, in merito all'uscita dell'assessore al bilancio, c'è chi ha detto la Giunta Raggi è dimezzata. Un concetto matematico piuttosto azzardato, visto che un assessore su 9 non rappresenta certo il dimezzamento della Giunta. È un concetto facile da capire in matematica. Ma del resto non possiamo certo parlare o sperare di parlare di matematica con chi evidentemente, sbagliando qualche calcolo, ha lasciato i conti della capitale d'Italia nello stato in cui li abbiamo trovati. E mi permetto di dire, è un'affermazione politica ancora più azzardata se si confronta il dato del cambio di assessori con quello di altre amministrazioni in tutta Italia. Facciamo qualche esempio. Matteo Renzi, da presidente della provincia di Firenze, lui sì, ha sostituito metà dei suoi assessori. E da sindaco di Firenze è arrivato a 9 con ben 6 dimissioni. Avete mai letto qualcosa in merito? Ovviamente no. Proseguiamo. Michele Emiliano, da sindaco di Bari, ha cambiato 8 assessori. Nulla. Giuliano Pisapia a Milano ne ha sostituiti 5. De Magistris a Napoli 10 nei primi 2 anni per arrivare poi a 23. Anche in questi casi non ricordo di aver letto nulla in merito. Basterebbe probabilmente un po' di memoria, ma è evidente che questa convocazione è soltanto strumentale nel tentativo vano di non mettere in evidenza i nostri risultati. Dovreste cimentarvi sul terreno del fare, del costruire per la città. Ebbene, rassegnatevi, perché questa maggioranza va avanti con forza, prosegue nella realizzazione del proprio programma nell'interesse unico dei cittadini romani. Questa maggioranza, peraltro, voglio ricordarlo, ha approvato il bilancio di previsione in anticipo rispetto a tutte le grandi città italiane. Erano anni che a Roma non si faceva. E di questo dovreste esserne fieri anche voi se aveste davvero a cuore il bene comune. Approvare infatti il bilancio preventivo nei termini significa far risparmiare denaro ai nostri cittadini, significa poter pianificare le scelte per la città, significa poter fare bandi di gara per lavori pubblici, significa che dopo anni finalmente si programma la manutenzione delle strade pubbliche e si asfaltano le buche dovute ad anni di malgoverno. Programmare. Ve lo ricordate ancora questo termine? Pensate davvero che tutte le voragini di Roma, e non mi riferisco soltanto a quelle sulle strade, si siano create durante questi pochi mesi di consiliatura? No, non è così. Noi stiamo lentamente rimettendo in piedi ciò che per anni avete distrutto. Voi non fate opposizione, fate distruzione. Abbiamo quasi l'impressione che speriate che le cose vadano male per poter avere qualche minima soddisfazione. Quelle che ormai le vostre esperienze di governo vi negano ovunque. Ma i cittadini vi stanno abbandonando e non ve ne rendete neanche più conto. Per poi, non lo so, poter gioire, ad esempio, che un filobus si rompa.
Attenzione, sono filobus pagati con i soldi dei cittadini che voi avete lasciato marcire per anni nei depositi. Ci siamo impegnati a rimetterli in strada e a far ripartire i lavori del corridoio Laurentino. Voi invece siete con quelli che li hanno lasciati lì a marcire. Certo, la prima settimana di sperimentazione si è registrato qualche piccolo guasto proprio perché erano fermi da 4 anni. Siamo intervenuti e abbiamo consegnato a lavoratori e studenti questi nuovi filobus per accorciare i tempi di attesa e migliorare i trasporti pubblici. Io non lascerei mai questi mezzi chiusi in un deposito. Sarebbe un affronto nei confronti di tutti i romani che pagano le tasse, peraltro tasse più alte d'Italia, grazie anche al debito. Noi li abbiamo messi in strada e lo rifarei. È vero, a Roma ci sono tanti problemi, ma passo dopo passo li stiamo affrontando e risolvendo. Voi in tanti anni li avete ignorati o in molti casi ne siete stati la causa. La convocazione dell'Assemblea straordinaria fa riferimento a recenti fatti giudiziari riportati dalla stampa. Ho chiarito a chi di dovere con estrema tranquillità. Ovviamente di indagini in corso si può parlare davanti ai PM. Ma questo l'opposizione, vista la grande esperienza in tema dovuta anche al coinvolgimento di qualche suo esponente, dovrebbe saperlo molto bene. Proprio in questi giorni Salvatore Buzzi sta descrivendo ai giudici gli anni che hanno preceduto il nostro arrivo in Campidoglio. Dall'aula bunker di Re Bibbia sta raccontando gli affari di Mafia Capitale, la compravendita di tessere di partito, gli scambi, gli accordi, i favori agli amici, le tangenti. È un racconto sconfortante, ecco. Forse sarebbe stato meglio convocare un consiglio straordinario su questo. Ma si sa, a voi forse interessa più giocare con la tenuta delle giunte. Magari facendo un passaggio dal notaio, come con Marino.